L'altro giorno stavo parlando con questo mio mentore, che appunto sento una volta a settimana circa, e ci sto lavorando da ormai 7-8 mesi e mi ha aiutato molto in tanti aspetti della mia vita, ok? E mi rendo conto che ciò di cui parlavo con lui è questo, che nell'ultimo periodo ho avuto molti risultati, molte gratificazioni, potremmo dire così, a livello di obiettivi raggiunti. Questo può riguardare per quanto YouTube, per quanto riguarda a livello finanziario, per quanto riguarda a livello in qualsiasi area della mia vita, diciamo che sono contento dei risultati che ho raggiunto nelle ultime settimane. E la cosa interessante è questa, che ho raggiunto tutti questi risultati e il mio stato d'animo era una merda, cioè ero proprio in una situazione in cui non ero per niente soddisfatto, quindi per questo vi parlo sempre del fatto che i vostri obiettivi non vi renderanno felici. Però è stato ancora più particolare perché proprio continuavo a raggiungere cose, ad avere quella gratificazione da obiettivi raggiunti, eppure non provavo nulla, non era una soddisfazione, non era un piacere. E mi sono reso conto di questa cosa mentre parlavo con lui, appunto me l'ha anche detto, mi ha detto: tu hai bisogno in questo momento di staccarti un po' completamente da certe cose, ok? Perché? Perché dovete capire che viviamo in una società oramai dove siamo costantemente sovrastimolati, cioè c'è pieno di stimoli, pieno di cose che ci danno una gratificazione immediata e non abbiamo mai quella possibilità di stare del tempo con noi stessi a pensare. Pensate semplicemente 100 anni fa, quante persone erano obbligate a stare tutto il tempo con i loro pensieri e non avevano forme di distrazione. Non c'era Instagram, non c'era YouTube, non c'era la musica in sottofondo, non c'era Netflix, non c'era nessuna di queste cose che appunto ci disturbasse. Okay? Io non sto dicendo che queste non siano cose anche positive, che sicuramente in un certo aspetto migliorano la qualità della nostra vita, ma la realtà è questa: non c'è un momento in cui noi abbiamo possibilità di utilizzare la nostra testa, il nostro cervello, la nostra mente e soprattutto entrare in una forma di meditazione. Ok, perché la realtà è questa, che io mi sono reso conto col tempo, soprattutto lavorando con questa persona qua, che tutte le... lui batte molto su questo aspetto, il fatto che tutte le risposte che cerchiamo sono praticamente già dentro di noi. Cioè c'è un lallo superiore, ok, che sa già tutto, sa quello che è necessario sapere. E La cosa è questa: se noi non ci diamo mai la possibilità di staccare un po' dal resto, dagli stimoli che sono attorno a noi, non entriamo mai in contatto con questa parte, diciamo, superiore a noi, ok? E infatti, anche per questo che oggi sono qua, sono venuto qua non per fare dei video. Faccio anche dei video, perché era nel programma di fare dei video, poi c'è una location magnifica, se non l'aveste vista. C'è una location pazzesca, tra l'altro c'è questa nebbia che va e viene. Però il semplice fatto di stare in mezzo alla natura per me, che sono qua con i miei cani, e anche semplicemente non fare nulla. Cioè io ieri sono andato, proprio perché ho deciso di mettere in pratica questa cosa, sono andato in un posto dove so che non passa nessuno, in mezzo ai boschi praticamente, e non ho fatto nulla per quasi 40 minuti. Cioè per 40 minuti sono stato seduto e non ho fatto assolutamente nulla. Perché questo? Perché agli occhi di tanti, e anche ai miei occhi devo essere sincero, sembra quasi una perdita di tempo. La realtà è che quello è il momento in cui tu connetti veramente con te stesso. Tu hai una connessione con i tuoi pensieri, una connessione con la tua mente, ed è in quei momenti in cui ti arrivano delle idee. E in quei momenti in cui connetti con quella parte, come ho fatto l'esempio, quell'allo superiore, quel può essere chiamato l'universo, chiamatelo Dio, chiamatelo come volete, chiamatelo... non lo so, quello che volete, ok? Ognuno ha dei nomi diversi, però quando connettete con questa parte, con quest'altra parte, automaticamente ricevete delle risposte. Infatti, come ho detto, io sono qui, ma non tanto per fare i video. In realtà è quello che sono qua per semplicemente stare tranquillo, staccare un po' da tutto. Perché, come ho detto, io sono fortunato perché la gratificazione che ho ricevuto ultimamente è stata proprio a livello per obiettivi raggiunti, ma comunque sempre una forma di gratificazione, è sempre una forma di sovrastimolazione. E pensate quanti di voi,
quanto voi siete costantemente circondati da stimoli, notifiche, andate subito a vedere i commenti perché magari non riuscite, guardate altre cose. Io mi rendo conto che a volte guardo una serie su Amazon Prime e nel frattempo appena c'è una pausa, un momento, mi apro il cellulare e guardo qualche cazzata. Perché? Perché cerco costantemente una gratificazione e purtroppo tanti di noi vivono in questa situazione senza neanche rendersene conto. Quindi, perché faccio questo video, appunto? Per spronarvi anche a voi a iniziare a, non voglio dire staccare da tutto, anche se è la realtà, però semplicemente darvi dei momenti di vuoto, dei momenti che ad oggi potreste definire di noia, ma dei momenti dove semplicemente non fate un cazzo. Non fate un cazzo. Quando è l'ultima volta? Pensateci, l'ultima volta che siete stati mezz'ora seduti senza fare niente. Senza parlare, senza guardare il cellulare, senza leggere, seduti semplicemente con i vostri pensieri. Eppure quello è il momento in cui veramente hai una connessione con quell'altra parte di cui vi dicevo prima, ok? E purtroppo, come ho detto all'inizio del video, 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa eravamo obbligati. Ad oggi invece abbiamo costantemente questa gratificazione che ce lo impedisce. Abbiamo sempre un cellulare dietro, abbiamo sempre dei rumori in sottofondo, ci facciamo la doccia con la musica, guardiamo una serie TV, nel frattempo guardiamo Instagram, mentre cuciniamo magari ci mettiamo un podcast in sottofondo. E purtroppo ad oggi per tanti, soprattutto per chi magari è appassionato di crescita personale, sembra quasi una cosa dire no, voglio essere produttivo. In realtà è che non sei più in grado di stare con te stesso. Ne ho parlato in un altro video recentemente. Sono due cose molto diverse, stare da soli o essere in grado di stare con noi stessi. Stare da soli, io in questo momento sono da solo, io potrei mettermi qua a guardare Netflix e sono da solo, ma stare con me stesso in realtà è senza stimoli, senza cazzate esterne, senza Netflix, senza parlare a una videocamera, ok? Perché in questo momento sì, sono da solo, ma non sono con me stesso, sto parlando a voi, ok? Quindi chiedetevi veramente quando è l'ultima volta che siete stati con voi stessi, perché la realtà è questa, molto presente, non siete più a vostro agio a stare con voi stessi, di conseguenza trovate costantemente delle soluzioni per scappare da questa sensazione. Una cosa che mi ha detto proprio questo mio mentore, ha detto quello che devi iniziare a fare, quello che devi fare adesso è andare da solo, stare un po' da solo, può essere per un'ora, 2 ore, 24 ore e fare molta attenzione alle sensazioni che provi, alle emozioni che provi. Un altro consiglio che vi do è quello di scrivere. Per scrivere sì, sicuramente fare qualcosa, ma quando scrivete state avendo un dialogo con voi stessi. Voi non avete idea di quanto io sono cresciuto semplicemente scrivendo. Come ho detto, perché? Perché le risposte, questa è la mia idea, sono già dentro di noi. Tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Di conseguenza però dovete permettere a voi stessi di ascoltarvi. Ok? Dovete permettere a voi, questo è il centro fondamentale, dovete permettere a voi stessi di ascoltarvi. Se avete costantemente cazzate attorno a voi, io ci penso, al lavoro ho della musica magari sottofondo, ascolto magari dei video, dei podcast, non sono con me stesso, di conseguenza non ho possibilità di ascoltare la mia voce interna, non ho possibilità di ascoltarmi, soprattutto non ho possibilità di recepire cose che mi servono in questo momento. Quindi provate a mettere in pratica questa cosa, provate a darvi del tempo in settimana e secondo me il modo migliore è farlo in mezza natura. Io capisco che molti di voi magari si trovano in città, può essere un pochino più difficile, ma non penso che dobbiate per forza andare come sono io qua in cima ai monti dove non c'è nessuno per chilometri, basta semplicemente trovare un luogo in cui siete in mezzo alla natura, toglietevi quelle cazzo di scarpe, le calze, state a contatto con il suolo, con la terra e vedrete che sentirete comunque questi benefici. Io come ho detto ieri sono stato 40 minuti senza semplicemente fare niente, ero lì totalmente con me stesso e sarei stato lì ancora tantissimo tempo perché c'era questa posso chiamarla appunto connessione, c'era questa connessione con una versione, con può essere universo, chiamate come ho detto come volete, però c'era questa connessione. Quindi io vi auguro appunto di provare questa cosa, di provare la stessa roba che ho fatto io. E nel frattempo un cazzo, però vi chiedo di mettere mi piace, iscrivervi se siete arrivati fino a questo punto, lo apprezzo veramente tanto. Se volete lavorare con me privatamente, adesso che inizia giugno avrò 5 posti per giugno per i prossimi 6 mesi, non di più perché semplicemente non ce la faccio, quindi 5 posti dove vi aiuterò soprattutto per quanto riguarda raggiungere i vostri obiettivi, principalmente a livello relazionale con le ragazze, con le vostre amicizie, questo è l'aspetto su cui lavoro di più. E niente, io vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa giornata, statevi bene,
Ciao campioni, da qua sui bellissimi monti è tutto, a presto.